Dunque, tutti si sciacquano la bocca sempre, no, con grande tutti enfasi. Quei pochi che hanno la bocca, intendiamoci bene, gli altri hanno la bocca completamente cucita. Os mos. Esattamente. Credo. La bocca è cucita, però il culo è sempre aperto, non si capisce perché. Allora, atteniamoci alla tecnica. Sì. Eccoci qua. Fai vedere anche questo. Oggi. Oggi 11 luglio 2015. Bene. Aspetta che giro pagina. Così vedi anche questo. Ok, allora leggiamo che cosa diciamo. Lo strumento di riferimento è lo statuto di Roma della Corte Penale Internazionale che ogni tanto invochiamo. Perché? Perché lo statuto, diciamo, persegue e perseguita tutti quelli che, o dovrebbe perseguire, dovrebbe, perché poi ad libitum, agli amici questo non si fa, dagli amici vi guardi il Dio, diceva una volta. Allora, e prevede tutta una serie di fattispecie di reato commessi contro l'umanità in generale, ma anche delle popolazioni, delle etnie, eccetera. E qui in Italia ne sono stati commessi un bel po' di reati, tipo l'istigazione al suicidio, la riduzione in schiavitù, la privazione dei diritti essenziali di difesa, di avere assistenza nella malattia e quant'altro, e nella possibilità di esercitare il proprio diritto elettorale. Tutte cose che in Italia la gente pensa che siamo matti, ma sono state del tutto violate. Abrogate. E annullate nel corso di questi ultimi 20 anni, in particolare negli ultimi tempi sempre più. A scapito perché... loro, peggio, certo, non ve ne frega niente, la pagherete, la pagheremo sempre più cui tardi. Avrete bisogno. Più tardi andrete a corollare e più tardi sarà la pena, più grave sarà la pena. Allora, ma vale la pena che anche questo, premesso che la Costituzione italiana non è mai stata ratificata dai cittadini italiani originari ed esclusivi detentori della sovranità tramite referendum popolari, cittadini, che unici hanno il potere di legittimare, come dichiarato lo stesso articolo 1 della Costituzione, La Costituzione italiana risulta sotto molti aspetti inapplicata o addirittura elusa sia nella lettera che nei fatti. La Costituzione stessa, che attraverso una serie di successive scatole cinesi, gradualmente partendo dalla originaria definizione che la sovranità appartiene al popolo, e qui incomincia la sottrazione di potere, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione, poi arriva al punto in cui c'è un Presidente della Repubblica, nominativamente chiamato Giorgio Napolitano, che nessuno dei cittadini sovrani si è mai sognato di eleggere, designa un tizio che si chiama Matteo Renzi, non eletto manco questo da nessuno, ma costui, Giorgio Napolitano, lo nomina Presidente del Consiglio dei Ministri, ipso facto, solo perché ha partecipato a un video quiz con Mike Bongiorno. Poi, questo Presidente del Consiglio... E c'è chi dice che Mike Bongiorno non contava niente. E cazzo se contava? Contava esattamente come un Presidente della Repubblica, esattamente. Perché se non era andato dal video quiz di Mike Bongiorno non sarebbe stato eletto a Primo Ministro. Io ieri ho visto, perché non la ricordavo, l'intervista che Mike Bongiorno fece alla nuovo ambasciatore americano a sì, Roma, la sì, Lewis. Sì. Non è un caso. Non interrompere. Quella che è stata la più importante ambasciatrice americana in Italia. Fammi seguitare almeno questo qua, poi fate tutte le interruzioni che volete. E quindi questo Presidente del Consiglio dei Ministri, che non è stato eletto, che non è stato nominato, cioè che non è stato votato da nessuno e che è stato a sua volta nominato da uno non votato da nessuno, a sua volta nomina tutta una serie di peracottari, diciamo, a Roma, cioè di signori improvvisati che non sanno nulla di niente, a partire proprio da lui,
che io mi domando come cazzo ha fatto a vincere quei video quiz per qualche settimana. L'hanno fatto vincere. Ma certo, è normale. Cioè, io mi domando per modo di dire. Più volte raccontato come funzionavano e come continuano a funzionare. Allora, questo signore nomina tutta una schiera di una ventina di cialtronacci, quindi incapaci di intendere, che nessuno ha voluto per quattro volte, per quattro livelli, nessuno ha deciso per loro. Però questi signori decidono per noi. Aspettate, ma c'è di più, perché poi altrettanto vale per le super istituzioni europee, alla cui forzata adesione mai nessun cittadino italiano è stato interpellato se decidere se cedere una porzione o tutti dei suoi diritti sovrani. Per di più, dopo essere stato traghettato in audita e la sua idea e volontà, si rimane coinvolti in un girone infernale dove si concretizzano commissioni europee da nessuno cittadino europeo neppure mai eletto, no? All'interno della quale istituzioni europee esiste, per esempio, anche la Banca Centrale Europea, che è una SPA che non ha niente a che spartire con la Comunità Europea né col Parlamento Europeo, dove esiste poi fra l'altro anche un governatore appena recentissimamente nominato che nessuno sa che esiste, fra l'altro questo governatore non della Banca Centrale Europea ma del MES, cioè del sistema di controllo e stabilità economica europea, cioè che sorge dal nulla e pretende di imporre ai parlamenti, questo signore che non si sa chi cazzo è, che poi gli dico il nome, nessuno l'ha mai sentito nominare, questo decide per i parlamenti europei, quindi anche per l'Italia, decide se si fa un fontanile o un cagatore, o se non si fa, o se si fa un'altra cosa. Noi abbiamo già deciso che lui lo metteremo appena dentro al cagatore. Dentro il cagatore. Così, no, per fare un po' di profumo nel cagatore stesso. Allora, insomma, personaggi che hanno violato ogni norma costituzionale italiana ed europea ed internazionale e ogni linea di diritto e ogni sovranità popolare e che non hanno nessuna investitura popolare e che sono in totale carenza di mandato istituzionale derivante da delega del potere popolare, i quali in barba a tutte le norme, regolamenti, logica e diritto hanno la ferma intenzione di prendere in futuro decisioni di lacrime e sangue a scapito ed in danno del popolo legittimo detentore del potere. Popolo che in una Repubblica democratica e libera come noi in Italia dovremmo essere, ha il tutto, il titolo assoluto, imprescindibile, inequivocabile, inalienabile di sovranità sulle proprie decisioni. La Commissione europea, è troppo bella, va? Che in pratica è il nocciolo duro autocratico ed esecutivo al soldo delle multinazionali e che fa e disfa imperativamente dell'esistenza di 500 milioni di individui senza neppure entrare in riflessioni sul lato degli interessi europei in gioco, quindi considerando solo aspetti di ordine europeo sul lato italiano, ci ritroviamo, come per ribadire e capire bene, una Commissione europea in cui si è insediata A, una signora Federica Mogherini, 2, nominata da un Presidente del Consiglio, Matteo Renzi, 3, nominata da un Presidente della Repubblica, 4, eletto dal Parlamento italiano e non dai cittadini italiani. Trascurando ogni altra considerazione, si potrebbe riuscire a spiegare quale tasso di democraticità insista in una simile modalità procedurale. Ma di competenza di questa Mogherini, oltretutto, che cosa faceva prima? Passeggiava da qualche parte? Mi sa di sì. Ecco. Era una, come si dice, una peripatetica. Una peripatetica. I grandi filosofi greci erano peripatetici. Tutti peripatetici. Vogliamo mettere la Mogherini con i peripatetici. Ma perché i preti, quando hanno un momento di riposo dalle loro funzioni religiose, peripateticano, non vanno su e giù. Sì, peripateticano. Tu vai nei conventi, tu vai nelle chiese, certo. Vedi che questi vanno su e giù, magari sì, snocciolando litanie varie. Sì, litanie, bestemmie, parolacce, perché noi crediamo. Allora, che il Papa, litanie, ha detto il Papa che bestemmiare porco Dio non è più reato. Ma certamente, non è più lui, Dio, ma certamente lui è figlio a Dio, però dice lui sta a posto. Trascurando ogni altra secondaria ponderazione, ci si dovrebbe a noi riuscire a spiegare quale tasso di democraticità esista in una simile modalità procedurale. Qui, come ormai dovunque nelle istituzioni, il volere elettorale del cosiddetto popolo sovrano è del tutto annichilito in favore delle multinazionali.
Tralasciamo altre considerazioni che sarebbe troppo lungo, che poi ciascuno se vuole se le va a leggere sul sito di Alba Mediterranea. Ecco, ripetilo bene perché le persone non lo capiscono. Chi vuole, oltre che vedere il video, può andarsi a leggere il testo e eventualmente, se ha le palle, anche a replicarlo e depositarlo anche a nome suo. Solo scarica, lo scarica in un foglio, dei suoi propri fogli di carta e si reca. Si mette il suo nome, lemme lemme, pieton pietoni, in macchina, in bicicletta, in monopattino, come vuole, va al tribunale, alla procura della Repubblica, a una delle sette polizie giudiziarie, a una delle sette polizie, a una delle sette chiese. Andiamo, va. In tutte le procure, in qualunque posto, diciamo, dove c'è un cancelleria del tribunale. Certo. Vabbè, andiamo avanti. Allora, tralascio anche altre pagine, che poi chi vuole se le va a leggere, e andiamo a qua, eccolo qua. Qui abbiamo fatto tutta un'analisi, diciamo, prospettica sul denaro. Dico solo questo, ecco, secondo i rapporti della Banca dei Regolamenti Internazionali, la BRI, in cui nella BRI sono stati 6 paesi mondiali, tra cui, sempre i soliti ovviamente, Stati Uniti, Inghilterra, Germania, Francia, Italia e Spagna in questo caso. Ora, ricordiamoci una cosa importantissima. La banca dei regolamenti internazionali decide su qualunque transazione mondiale. È la banca più importante di tutte, perché controlla tutte le banche. È stata voluta da Rothschild, non se ne parla mai. No, aspetta, ma da Rothschild, ma con i soldi del Papa. Esattamente, ma non se Speriamo ne parla bene. Mai. No? Dell'epoca, parliamo dell'epoca. No? Esattamente. Che a sua volta derivava da altre banche, con la scusa della crisi degli anni 3. Esattamente. Capito? Con la scusa, perché il Papa poverino. Vabbè, allora insomma la Banca dei Regolamenti Internazionali di Basilea dice che il valore totale nozionale di tutti i derivati finanziari over the counter, cioè fuori gioco, fuori conteggio, fuori bilancio, cioè quelli che non appaiono sui bilanci delle banche, aveva raggiunto i 248.819 miliardi di dollari, cioè 7 volte il PIL nazionale, il PIL mondiale, prodotto interno lordo mondiale. Alla fine del 2003 era di 197.167 miliardi, cioè quasi 100.000 miliardi in più in 24 mesi. Oggi siamo arrivati a livello 2012, perché 2014 e 2015 ancora non sono disponibili, oggi siamo arrivati ad una inimmaginabile, folle cifra di circa 700.000 miliardi di dollari, oltre 12 volte tutto il PIL mondiale. Allora, che non sono esigibili. Sia, cioè non 12, non... c'è un errore, 55 volte. Allora, mi sono sbagliato, che non sono esigibili. Ma da chi? Aspetta, sia perché numericamente non esistono, sia perché sono campati completamente per aria, non c'è niente dietro. È pura invenzione. Sono numeri. Puri numeri che volteggiano così, pitagoricamente, nei cieli, capito? Il Vangelo diceva, no, che Cristo è salito in cielo e dietro le nuvole siede alla destra del Padre. Non so chi possa essere il Padre, ma insomma, diciamo che c'era sto Padre, un Padre putativo probabilmente, non so. Allora, ma la cosa più importante è che se c'è qualcosa da quelle parti lì, quelli sono i numeri pitagorici, certo, che volteggiano vorticosamente e creano il caso. Esattamente. Il caos. A mo di aureola, attorno alla... E i greci ci avevano visto lontano. Esattamente. Soprattutto c'è il caos. Esattamente. Tant'è vero che gli americani, che sono molto importanti, hanno stabilito una politica del caos adesso. No? Esattamente. Allora, per entrare poi nel più ampio quadro, anche così, diciamo, chiamiamolo pseudopolitico, perché la politica in realtà non c'ha poco a che fare con questo, perché la politica riguarda la polis, riguarda la gente. Noi. Qua invece riguarda la moneta, come diceva la perfida Albione, no?
certo. Che era la perfidazione plutocratica, no? Certamente. La perfidazione plutocratica, quindi qui è il plutocratismo che va per la maggiore, non il politicismo, capito? Certamente. E quindi sempre di soldi si tratta, a cui tutto quanto sopra è del tutto correlato e confacente. Ecco quindi un'analisi sulla situazione europea pseudopolitica. Illegittimità democratica degli organi UE. Senti che cosa dicono sti figli di puttana. Cioè, in un regime democratico queste cose qua non si possono scrivere. I commissari europei, quelli della Commissione europea, hanno un potere limitato derivante dal Trattato di Maastricht, che all'articolo 145 dice: le deliberazioni prese dagli organi di comando, cioè i commissari dell'Europa Unita, dell'Unione Europea, come la vuoi chiamare, sono esecutive, sono immediatamente esecutive. E all'articolo 157 ancora dice: i membri della Commissione, vaffanculo, c'è scritto Commissione. Va bene. Il correttore automatico ogni tanto fa. Va bene, devi leggere, non puoi decorrere. Sì, la cui commissione, della commissione, non sollecitano né accettano istruzioni da alcun governo né da alcun organismo. Cioè loro sono del tutto questo in totale privazione dei diritti sovrani del cittadino, per di più come accertato in danno di questi, come testimonia per esempio, fra le tante altre cose, la segretezza di alcuni sostanziali e vitali trattati internazionali opportunamente occultati e segretati alla pubblica opinione, fra i quali i più perniciosi, quelli di Lisbona, il MES, il Fiscal Compact, l'ERF, il Velsen, la DISA, il TAFTA, il TTIP, lo Stonax, eccetera eccetera, da noi sempre puntualmente denunciati e regolarmente archiviati da magistrati disattenti. Allora, noi abbiamo sempre detto che l'insegnamento viene dal gesuitismo. Ecco quella prova. Questo è l'insegnamento gesuitico. È il governo dei pseudo gesuiti. Poi non sappiamo se questi 7 o 11 commissari siano obiettivamente dei gesuiti. No, sono 28. A me non mi interessa di sapere, no, il più importante mi pare che siano 11. A me non mi interessa di sapere se sono o no dei gesuiti. Tanto è la stessa cosa. È la modalità di insegnamento, di approccio alla realtà, è quello. Che è lo stesso. Allora, tali provvedimenti citati. Allora, sicuramente la gente ha sentito nominare il Trattato di Lisbona, MES, FIS, ma che quanta cazzo di gente c'è che sa esattamente che cosa c'è scritto in questi trattati? Nessuno. Ho letto due articoli di questo trattato, che è quello più importante, cioè quello il primordiale, quello di Lisbona, del 90 o 91. È stato uno dei primi. Poi di più non mi pare il 90 o 91, adesso non mi viene in mente, vabbè. Sì, perché c'era Andreotti, ha firmato Andreotti, quindi il 90 o 91. E quindi dicevo, questi tutti, sì, conosce il nome, ma non conosce la sostanza. Quindi quando gli dicono questo nome, è come quando uno parla e dice: guarda, mi sono fatto la panda, no? Ma tu sai come cazzo è costruita la panda dentro? È come l'apparizione di. Se c'ha il motore a 3 cilindri, a 6 cilindri, a 2 cilindri, no? Che cazzo ne sai? No? Sì, io conosco la panda, ma conosci il nome? Conosci il nome, è quello il sistema gesuitico, ti fa credere di conoscere l'essenza delle cose quando conosci solo la vernice. La vernice, conosci il nome, che vuol dire? Ti ho detto, è come l'apparizione di Fatima. Certo, vai a vedere perché è apparsa davvero e sei apparsa davvero Fatima. Ma poi, quindi tali provvedimenti di tali. Boni, la campana suona per me adesso. Sì. Vai. Erano due, giusto? Tali provvedimenti citati e tutti gli altri di quotidiana routine non sono giuridicamente legittimi perché non democraticamente supportati e convalidati dal volere sovrano popolare. Non c'è fondamento, non c'è fondamento e supporto popolare, capito? Ma poi dopo arriviamo al dunque. Gli organi UE quindi dovevano colmare questo deficit di rappresentanza prima di assumere decisioni sulla crisi economica o quant'altro di importante. Si evidenzia che la politica che gli organi della Comunità Europea, del Consiglio Europeo, della Commissione Europea e della BCE hanno assunto rispetto alla crisi economica e finanziaria è illegittima, in quanto possono essere in violazione dei seguenti principi fondamentali che hanno ispirato la comunità stessa. Senti che dice allora. La carta della comunità. Gli organi della comunità hanno disconosciuto il fine istitutivo della comunità,
che è quello di adoperarsi per realizzare una crescita, fra virgolette, questo è il dettato, una crescita economica equilibrata su un'economia sociale di mercato che mira alla piena occupazione e al progresso sociale, articolo 2, comma 1, lettera 21 del testo dell'Unione Europea e articolo 120 del trattato di fondazione della Comunità Europea, in un contesto, sempre fra virgolette, di rispetto dei principi e di un'economia di mercato aperta ad una libera concorrenza, ma prima sociale però, prima sociale, su un'economia sociale, è chiaro? Peraltro, ex articolo 13 del testo della Fondazione della Comunità Europea, tali organi devono assicurare il perseguimento dei principi e la Commissione, in particolare all'articolo 17, dice... Ebbene, la in base a quello che dice l'articolo 17, ebbene, la collettivizzazione delle perdite finanziarie e il risanamento dei conti bancari a carico dei conti pubblici dei paesi membri indebitati e quindi dei cittadini è del tutto antitetica ai principi fondamentali della comunità e della Costituzione della Comunità Europea e dello trattato di ratifica del trattato europeo firmato dalle nazioni aderenti. Quindi, cazzo, più di così uno che deve dire? Andiamo avanti. Quindi l'ordinamento comunitario osta a che gli effetti di una crisi finanziaria possano ricadere esclusivamente sull'assetto economico e sociale di un Paese membro, per quanto indebitato, sulle spese sociali, sui suoi lavoratori, sulle imprese, sui suoi cittadini che non hanno alcuna colpa e causato alcun danno a loro attribuibile. L'ordinamento comunitario, in base all'articolo 20 del codice di fondazione, richiede che siano messi sotto processo i responsabili della crisi, governanti, bancari ed altro, lo dice il testo unico del trattato europeo, ma come cazzo ve lo devo dire? Cioè, è mai possibile che non c'è un cittadino oltre a noi che si incazza e li manda alla sbarra? Li deve mandare alla sbarra perché è la prima cosa da fare. È un branco di merda tutta l'Europa. Aspetta, ancora. È composta da cittadini. Insomma, per modo di dire. Aspetta, anche perché è la politica dei tagli sociali che impedisce qualsivoglia crescita economica se non è accompagnata da misure di rilancio economico. L'economia della comunità può risultare sociale e non favorevole esclusivamente agli operatori finanziari speculatori del mercato. Gli organi della comunità, in violazione in particolare all'articolo 20 del testo unico, dovevano invitare gli stati a far mettere sotto processo i responsabili, nonché consentire il fallimento delle banche. È un obbligo, il fallimento è un obbligo sociale. Non è loro adesso hanno fatto una manina, adesso che cosa hanno fatto questi mascalzoni? Prima ti hanno imposto di tenere i soldi in banca, poi hanno fatto una norma che quando la banca fallisce può prendere i soldi dei correntisti, più di così che cosa devono fare? Se c'hai più di 8.000 euro te li ciucciano. Ma più di così questi che cosa devono fare? E quei coglioni dei e nessuno dice un cazzo a bocca aperta, viva la democrazia! No, no, c'è qualcuno che è ancora a favore di Renzi, sì, appunto. O di Tsipras. No, ma insomma è veramente allucinante. Allora, no, diciamole queste comprensioni, i nostri amici sì. Non ci capiscono. Tsipras, che doveva fare chissà quale macello, ha fatto che cosa fa? Ha chiesto degli altri prestiti. Si è cagato addosso subito. No, ha preso chiesto 53 miliardi. Ha chiesto degli altri prestiti. Tanto sono solo pezzi di carta, magari. Non è un problema. Anzi, manco pezzi di carta, ma avrebbe potuto fare. Gli mettono in carico allo Stato, sì. Il quale Stato deve aiutare banche in sì. Difficoltà, per cui fa solo da passacarte. Capito? Poteva fare veramente con l'appoggio popolare la moneta complementare, la moneta creata dal nulla e senza fare pagare gli interessi ai cittadini, sto maiale del comunista. Io mi comincerei a fare una via d'uscita se fossi in lui. No, e tralascio altre cose che ve ne andate. Sarà scavato in qualche fogna per poter scappare quando qualcuno avrà voglia di mettergli uno spiedo nel culo, capito? Per mettere altri argomenti. Ma per dire solo allora lasciamo tra altre cose la politica UE ha fatto del mercato, sappiamo bene cosa significhi tra virgolette, il principale suo valore, l'unico aspetto che non si potesse modificare per risolvere i problemi.
mentre i padri fondatori dell'Europa avevano dato scopi istituzionali anche umani, culturali e sociali alla comunità. Anzi, era soprattutto quello. Parimenti illegittimi sono gli atti posti in essere dai predetti organi nell'ambito della crisi economica, in particolare sono da considerarsi illegittimi gli atti con i quali gli organi della comunità europea hanno fatto applicare agli Stati membri la collettivizzazione delle perdite finanziarie, il taglio delle spese pubbliche, l'aumento delle imposte, l'imposizione delle false liberalizzazioni, incidendo pesantemente sull'assetto politico ed economico dei paesi indebitati e dei loro cittadini. È questo. Noi adesso insieme questa denuncia la proponiamo a tutti i cittadini europei, non solo italiani, perché qui c'è stato veramente un misfatto, una falcidie di diritti mai avvenuto garantiti. Nella storia, anche ai tempi del potere assoluto. La Francia del potere assoluto, dell'assolutismo di Luigi XIV, XV, XVI, a questi livelli di truffa nei confronti dei cittadini non c'è mai arrivato. No, ma oltretutto insistono tuttora, a distanza di 5-6 anni da quando è iniziata la crisi, a voler portare avanti questo progetto demenziale, e la BCE, appunto, tanto per dirne un'altra, ha violato l'articolo 18 dello statuto, in quanto esso stabilisce che la possibilità di erogare dei prestiti agli istituti creditizi solo sulla base di adeguate garanzie, oppure, come dicevo io prima eppure, come riporta la ricerca recente della Banca dei Regolamenti Internazionali, 40 banche colpite dalla prima ondata della crisi sono state mantenute in vita grazie all'immissione di 350 miliardi da parte dell'erario. Ebbene, le successive verifiche hanno dimostrato che le banche salvate hanno accentuato il loro grado di pericolosità e il sole di 24 ore del dicembre del 2012, il che dimostra che la politica di far pagare i cittadini tramite tagli ai salari, al spesa pubblica, alla cultura, alla ricerca e all'istruzione non serve a nulla. Gli effetti negativi delle operazioni finanziarie speculative non solo non è conveniente per i cittadini, ma è un grave errore economico-sociale, oltre che un atto illegittimo sul piano della legalità comunitaria. Insomma, tralascio tutta una serie di altre argomentazioni. Noi abbiamo voluto far capire, e dobbiamo ringraziare sentitamente l'avvocato Maurizio Cerchiara, che ha creato, che è esperto di diritto comunitario, lo ripetiamo, e ci ha fatto un'indagine su questa cosa. Ha fatto un'indagine, una traccia per questa gravissima denuncia che noi abbiamo fatto. Ricordiamo per i nostri amici che i traffici delle banche sono traffici campati per aria. Quando noi parliamo di banche insolventi, noi non parliamo di un poveraccio il quale ha una fabbrica, non gli comprano più il suo prodotto perché c'è una fabbrica concorrente che fa un prodotto migliore, un bel momento lui va, diventa insolvente, ma è sempre uno che ha lavorato, ha creato cose utili e ha fatto lavorare i propri dipendenti. Qui è il contrario. Queste banche hanno fatto speculazioni esclusivamente economico-finanziarie, fine a se stesse. I presidenti e i governatori di queste banche devono essere carcerati e condannati all'ergastolo per istigazione al suicidio, omicidio, danno pubblico e tutta una sequenza di altre porcate, capito? Ergastolo. Tradimento, fucilazione nella schiena, taglio della testa, taglio dei testicoli, queste sono le cose. E messi che ci in bocca, come fa la mafia. Come fa la mafia? Sempre in bocca. Allora, a loro, no, alle loro mogli. Volevo aggiungere solo un'ultima cosa, e cioè per confortare quello che ha detto adesso Giorgio. Adottando ed imponendo insostenibili provvedimenti tributari a danno dei cittadini e delle imprese e degli organi di comunità, hanno violato l'articolo 15 e 16, diritto di lavorare e della libertà di impresa della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, nonché l'articolo 20 della stessa, l'uguaglianza davanti alla legge, e 41, questo è importante perché esiste, il trattato è un buon trattato sulla carta, e l'articolo 41 è la garanzia che garantisce il diritto ad una buona amministrazione, che è un diritto dovuto a tutti i cittadini, non solo di non essere colluso con la mafia, ma di più, di fare buona amministrazione. Quindi il signor Marino
non è un buon amministratore, anche se non è colluso con Mafia Capitale. Ma tu immagini, è comunque condannabile in base all'articolo 40. Era Mafia Capitale, non è colluso. Per assurdo, no? Sì, per appunto. Allora, credo qui absurdum, dicevano una volta i preti. Certo, allora. Cioè, più gli dicevano, ma che cazzo vai raccontando? Io credo a quello. Finito, abbiamo finito. Allora, a proposito della crisi greca, sarebbe meglio dire che la crisi greca in realtà si chiama crisi della Deutsche Bank. Perché? Perché qui c'è questo bel diagramma che schematizza perfettamente la situazione prima, 5 anni fa, e ora. E che, detta in soldoni, in Europa le banche francesi hanno concentrazione elevata con la sola Deutsche Bank che ha la maggiore esposizione di derivati nel mondo, come singola banca nel mondo, con 54,3 trilioni di dollari, cioè non sono le banche americane, è la banca tedesca, 54.700 miliardi di dollari. Diciamo pure in dollari. Si censura il comportamento dell'Italia che ha complessivamente poco più di 3.000 miliardi di debiti e la Grecia che ce n'ha 400, no? Cioè, ma vaffanculo! Cioè, questo a dire la faziosità e proprio il mercimonio compiuto dall'informazione, cioè, che è al soldo della Deutsche Bank o della genga o della banda centrale europea, insomma, vedete un po' voi, non banca, banda. Con sede a Francoforte. Banda centrale europea. Con sede a Francoforte. Che anche lei è incensurabile, inattaccabile, non perseguibile, non sequestrabile, non pignorabile i beni dei funzionari. Con sede a Francoforte, am Main, detto in tedesco. I derivati, l'esposizione in derivati della Deutsche Bank che nel 2011 innescò la spirale speculativa sull'Italia, ricordiamocene bene, che in pochi giorni perdemmo oltre 150 miliardi di euro. La dello spread. Esatto. Innescò la spirale speculativa sull'Italia con la vendita di 7 miliardi in particolare di buoni del tesoro poliennali. 7 miliardi di euro, pari a 55 trilioni di euro tutta la manovra, la cui copertura in depositi è 10 volte inferiore con 522 miliardi in depositi reali. La Deutsche Bank potrebbe replicare ciò che avvenne nel 2008 con il crollo della Lehman Brothers e lo scoppio di una bolla finanziaria che ha devastato l'economia reale, accentuato la crisi sistemica con la distruzione, ricordiamocene bene, nel 2007-2008 di 32 milioni di posti di lavoro. Ma per concludere insomma tutto quanto il sistema, diciamo tutta la revisione e l'analisi della denuncia che abbiamo fatto, i derivati, a differenza delle azioni e delle obbligazioni, non rappresentano investimenti, sono solo scommesse su ciò che accadrà in futuro, una forma di gioco d'azzardo legalizzato con le banche too big to fail, troppo grandi per fallire, che hanno trasformato Wall Street e Francoforte appunto nel maggior casinò, meglio senza accento, cioè casino, nella storia del pianeta, il cui azzardo morale dei banchieri e dei rischi criminali assunti con la creazione del denaro nudo saranno addossati a risparmiatori e depositanti dal 1 gennaio 2016 con la direttiva sul bail-in. Non l'ha sentito mai nessuno questa cosa, ma è più o meno quello che ha detto lui, ma molto peggio. Non gli 8.000, ma il ripagamento, il risanamento delle banche a carico dei correntisti, una follia demenziale, è come se io incarico un costruttore di costruirmi casa, quello fallisce e io gli devo pagare non solo i danni miei ma pure i danni che c'ha con gli altri. È una follia. Solo un popolo dei dementi può pensare una cosa del genere, un popolo di puri idioti allo Stato concentrato. Ho finito. Quanto ci abbiamo rimasto? 3 minuti?